Questo è il falo di una multipla, lo riconoscete, no? Ma questa non è una multipla normale, è una milletipla. Ovvero il progetto dei ragazzi di Villebrequin, spero di averlo detto bene, scusate per il mio francese, che hanno voluto realizzare quindi quest'auto, partendo dalla iconica vettura di casa Fiat, che ormai ha raggiunto i 24 anni di età. Un progetto dall'altro che è stato tutto recensito, è stato tutto raccontato sul loro canale YouTube e sul loro canale Instagram. È stato un progetto abbastanza dispendioso, perché questa milletipla è costata la bellezza di 1.100.000 euro. Ma perché si chiama milletipla? Beh, ve lo potete anche immaginare, perché sforna 1.000 cavalli, sì signori, perché sotto al cofano, per così dire, è montato il propulsore di una Corvette CZ06, un propulsore che già di suo aveva un'ottima potenza, perché sfornava circa 680 cavalli, se non ricordo male, cavallo più, cavallo meno. Qui quindi portati a 1.000, un lavoro davvero certosino, davvero molto interessante, oltre al fatto che chiaramente si è andati a lavorare su quella che è l'estetica, l'aerodinamica e quindi anche tutta la carrozzeria. Quindi ve la voglio mostrare un pochino più da vicino, analizzare quello che è stato il lavoro di tuning fino in fondo. Parto dalla zona anteriore, come potete vedere, anche perché è abbastanza familiare, dall'altro è rimasto anche il vecchio scudo di casa Fiat, ve la voglio mostrare un po' più, insomma, da vicino. Il cofano chiaramente è stato ingrandito, è stato allargato con i passaruota, che sono davvero adesso molto più ampi. Guardate la parte del paraurti, del parafanghi, con anche uno splitter anteriore che sicuramente è fisso, non credo che sia tra l'altro regolabile, e che io ho già visto una cosa del genere sulla Volkswagen IDR, oltre che su delle auto, insomma, da corsa, magari su dei dragster per intenderci, le auto che fanno gare da dragster, non i dragster veri e propri. Però è davvero interessante, chiaramente, per migliorare quella che è l'aerodinamica. Poi convogliatori d'aria, come potete vedere, con anche radiatore per alimentare, insomma, questo propulsore figlio della Corvette. Qui anche dei convogliatori d'aria, vi posso far vedere, forse qui più da vicino, esatto, come potete magari intuire. E visto che ci siamo, ve la mostro anche qui di profilo. Innanzitutto pneumatici, i Michelin Pilot Sport 4S, con questi cerchi evidentemente alleggeriti, davvero effetto, però senza il monodado, vabbè. E poi la pinza freno marchiata, altro vezzo che mi piace non poco. E spostandoci anche di profilo, vi mostro questa sorta di ulteriore profilo, scusate la ripetizione, dove si può, qua può convogliare l'aria che arriva, insomma, verso la zona del passaruota posteriore, che quindi migliora i flussi portandoli al di fuori, insomma, di quella che è la ruota posteriore. Una soluzione chiamata, insomma, in gergo tecnico anche outwash, che fa fuoriuscire i flussi e quindi pulire quella che è l'aria. Ma un ulteriore elemento che ho apprezzato è sicuramente l'interno. Ora non ve lo posso mostrare più di tanto se non da qui, però guardate tutta la gabbia di roll bar, davvero imponente. E poi soprattutto mi piace l'artigianalità delle soluzioni che sono state approntate. Guardate qui, praticamente punto su punto si riesce a intuire la saldatura, davvero molto bella per gli amanti di lavori del genere, secondo me. Andiamo al posteriore, perché oltre al quadruplo scarico derivante dalla Corvette, vi mostro anche l'alettone posteriore, davvero molto imponente. Anche qui però non credo che sia regolabile, perché come potete intuire, diciamo che mi sembra fisso,
non vedo delle regolazioni, diciamo, da questo punto di vista. E anche l'estrattore posteriore, ora anche qui non intuisco che ci sia un fondo carenato, magari con lo zoom possiamo intuirlo un po' più da vicino, no? Si vedono comunque i bracci delle sospensioni e no, non è carenato, quindi magari è un po' più effetto dal punto di vista estetico che da un punto di vista tecnico. Però devo dire che è un progetto davvero riuscito, azzeccato, una macchina così simpatica e anche divisiva nel passato, soprattutto nel nostro territorio in Italia, che è diventata anche un simbolo per i taxisti italiani, che si ritrova ad avere una potenza esagerata, spropositata e soprattutto una carrozzeria del genere. È davvero un progetto molto originale che in un'epoca, insomma, in cui l'auto si sta trasformando per molti versi verso una sua digitalizzazione, ma anche verso una sua elettrificazione, può far colpo e può piacere. Anzi, facciamo così. Voi cosa ne pensate di questa 1000 Etipla? Fatemelo sapere sotto nei commenti.